Meno 5. Il conto alla rovescia per la decima tappa del Giro d'Italia, che martedì 18 maggio partirà da Avellino per arrivare a Bitonto, sta per scadere. E nella città dei Santi Medici i preparativi sono a buon punto. Siamo quasi alla fine, ed è tutto pronto perché i nostri corridori, i nostri girini arrivino a Bitonto e arrivino in una città di arte e di cultura e specialmente del miglior olio di Bitonto. Già pronto il piano di viabilità alternativa per il centro, dal momento che l'arrivo è previsto in piazza Aldo Moro, di fronte alla porta Baresana. I ciclisti arriveranno da Giovinazzo, dopo aver attraversato Ruvo, Terlizzi e Molfetta e aver percorso parte della litoranea. Per i turisti e gli appassionati che martedì giungeranno a Bitonto da tutta Italia, il Comune ha predisposto il numero verde 800 381 500, cui è possibile rivolgersi per tutte le informazioni su parcheggi e ospitalità. Ricco anche il cartellone di eventi collaterali, tra cui la selezione regionale di Miss Universo che si terrà domenica. La prescelta sarà tra le Miss che premieranno il vincitore di tappa. Stiamo cercando di fare una grande vetrina per Bitonto, non per noi, ma per i bitontini e per un avvenire. Perché questo è vero che è un arrivo, però per noi amministrazione non sarà un arrivo, ma sarà una partenza.